Che dice Zoccano? Buongiorno! Il nostro ospite, Vincenzo Zoccano, Movimento 5 Stelle, ovviamente si chiamano gli applausi che non ci sono qui in studio perché il pubblico non è riuscito ad arrivare. Che tempo fa a Trieste? Bora intorno ai 140, un freddo buriano, temperatura percepita a meno 12. Ecco, Vincenzo Zoccano è un neo candidato del Movimento 5 Stelle, presidente nazionale del Forum delle disabilità e niente, quindi insomma diciamo è uno dei nuovi ingressi del Movimento 5 Stelle, su di lui fortunatamente e per sempre. Ma che cosa le hanno chiesto per candidarla? Perché abbiamo visto che ci sono stati un po' di problemi, no? In alcune candidature. Lei ha dovuto presentare qualche documento particolare per capire un po' come è stato fatto il controllo? È una procedura che è valida per tutti i candidati, ho presentato i carichi pendenti, tutti i certificati appunto penale, certificato penale del caso, il 335 per quanto riguarda eventuali indagini se ne fossi stato a conoscenza e tutti gli impegni naturalmente sul regolamento del 5 Stelle che io mi sono preso come tutti gli altri candidati. Zoccano, lo chiedo a lei che insomma arriva nuovo nel movimento. E come valuta quello che sta succedendo in questi giorni? Il fatto che appunto forse 14, forse 15, ogni giorno c'è un caso nuovo, dovranno lasciare il movimento non appena eletti, quindi abbiamo già dei parlamentari collocati nel gruppo misto, soprattutto rispetto appunto al tema della scelta della classe dirigente. Non erano meglio un po' i vecchi partiti che comunque radicati nel territorio sapevano, conoscevano chi diceva cosa o chi faceva cosa? Ma innanzitutto la ringrazio per la domanda perché mi dà modo, innanzitutto mi scuso con lo studio e con gli spettatori se non guardo in camera ma sono non vedente, lo dico perché magari poi qualcuno si chiede come mai. È un elemento di grande sensibilità la sua, ma non si preoccupi, insomma non c'è assolutamente nulla di cui scusarsi, ci mancherebbe. Grazie, ma guardi, io posso dirle questo, a me quello che fa specie è tutta sta buriana in effetti. Su quello che sta succedendo all'interno del movimento. Quello che sta succedendo all'interno del movimento dovrebbe succedere all'interno di tutti gli altri partiti. E gli organi di stampa, i media, dovrebbero dare uguali informazioni. Siccome però purtroppo noi li buttiamo fuori, come ha detto giustamente Di Maio, evidentemente gli altri no, evidentemente qualcosa, io avverto qualche problema in effetti. E noi li stiamo selezionando in questa maniera qui, perché vede poi in questo paese la presunzione di colpevolezza ultimamente regna sovrana. È chiaro che l'indagine si chiama avviso di garanzia proprio per questo, no? C'è un'indagine in corso e quindi fino a prova contraria l'italiano, il cittadino è innocente, però è chiaro che noi li buttiamo fuori perché la regola dice questo. Noi abbiamo delle regole precise al nostro interno e nel momento in cui li scoviamo li espelliamo. Gli altri partiti evidentemente questa regola non ce l'hanno, ecco perché si fa tanto vociare di un qualcosa che però francamente a me sembra del tutto normale e mi stupisco che gli altri non lo facciano. Allora, sinistra, una coalizione a sinistra, me lo spiega lei esattamente cosa succederà se il Movimento 5 Stelle diventasse il primo partito? Andate in Parlamento e poi trattate sul programma con gli altri, fate un accordo di governo stile Merkel? Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, noi speriamo di governare da soli e non è una bestemmia, noi ci candidiamo a farlo e siamo, diciamo così, ragionevolmente sicuri di poter avere i numeri. È chiaro che tutte e due le coalizioni insieme non governano da sole se non passano attraverso di noi, e certo è che se noi non abbiamo i numeri per governare, non avremo i numeri il 5 marzo per governare da soli, faremo un appello pubblico a tutti loro, che però si basa, attenzione, non su un governo di scopo, non ci piace questa espressione, ma piuttosto di un governo di programma. Perché su un governo di programma? Perché è sui programmi e non sulle poltrone che si costruisce un governo nel superiore interesse del Paese. E quindi i nostri programmi sono chiari, alcuni punti Di Maio li ha già spiegati molto bene, la riduzione dello stipendio dei parlamentari, il vincolo di mandato. Ci sono tanti argomenti, devono essere come nei programmi di un po' di tutti i partiti, devo dire.
Mi scusi? No, dico, c'è un tema di coperture sul tema del Movimento 5, sul programma del Movimento 5 Stelle, così come anche su quello degli altri partiti. Ma perché lei pensa che gli altri non abbiano problemi di coperture? Ma io lo sto parlando con lei, quindi io chiedo a lei. Anche gli altri avranno problemi di coperture. Noi non li abbiamo perché li abbiamo certificati. Noi abbiamo tutto il nostro programma e è coperto dai finanziamenti. Poi mi sembra strano parlare di coperture quando il Partito Democratico ha fatto una legge sul dopo di noi parzialmente finanziata, per esempio 30 milioni. Cosa ci fai con 30 milioni? È come dire a tuo figlio: ti servono 100 euro, te ne do 10 e gli altri 90 te li vai a rubare, te li vai a prendere, dove li vai a prendere? Quindi voglio dire, in Friuli Venezia Giulia per esempio è arrivato 1.800.000 euro sul dopo di noi. Allora questi signori o non sanno che cos'è il dopo di noi o non sanno fare i conti, delle due l'una.